Cultura, tradizione, identità, folklore, un nuovo modo di vivere il Natale dai Monti Lattari alla Costiera Amalfitana. Parliamo di Bianco Natale, manifestazione del presepe vivente organizzata dal legame di 8 comuni, Casola di Napoli, Pimonte, Scala, Furore, Agerola, Lettere, Sant'Antonio Abate e Corbara. Il progetto è stato finanziato dall'Unione Europea e patrocinato dalla Regione Campania. Questa edizione vedrà i Monti Lattari e la Costiera Amalfitana protagonisti di un ritorno al passato, con le rappresentazioni presepiali di stampo borbonico e le ricostruzioni degli ambienti in cui si svolse la nascita di Gesù Cristo. Tra gli eventi si è tenuto presso il presepe di Pimonte realizzato nella Valle Lavatoio il concerto di Natale dell'artista cubana Irina Rozarena, celebre per il suo carisma e la commistione di generi che la hanno portata ad esibirsi in tutto il mondo. Ascoltiamo il direttore artistico del Bianco Natale, Filomena D'Auria. Qui c'è uno scenario del tutto nostrano, abbiamo le origini, raccontiamo le origini di questo paese, ma non solo, sono direttrice artistica di 8 presepi fatti su 8 comuni diversi ed ogni comune abbiamo messo in risalto la peculiarità. Ogni comune è stato messo alla luce attraverso la propria cultura, le proprie tradizioni e non trascurando, diciamo, il comparto enogastronomico. L'idea è nata dal comune di Pimonte di gemellarsi con altri 7 comuni della comunità montana e diciamo di dare un filo conduttore a tutti e 8. Intervenuto il sindaco di Casola, Domenico Pecerillo. Semplicemente entusiasmo, gioia di partecipare, di vivere questo Bianco Natale insieme a tanti altri comuni. Casola oggi è orgogliosa, non l'ha voluto soltanto l'amministrazione questo presepe, ma l'ha voluta tutta la gente di Casola, tutta la comunità di Casola, la proloca, la parrocchia, i giovani, le persone, gli anziani, ma veramente orgogliosi. Siamo entusiasti, abbiamo la pelle d'oca tutti quanti perché veramente abbiamo rappresentato l'800 di Casola. Oggi il paese è in festa, non solo perché rappresentiamo il nostro territorio ma i nostri prodotti. Vogliamo dimostrare che comunque siamo un paese che riusciamo a fare delle cose ma alla grande, perché quando siamo uniti e ci mettiamo tutti quanti insieme possiamo dire veramente che Casola è un paese che vive, che ha voglia di fare e che continuerà a fare nel prossimo futuro.